Presso l'Aula Magna del Centro Congressi dell'Università di Napoli Federico II in via Partenope si è tenuta la terza edizione del Premio SEPE nell'ambito del convegno L'economia per l'uomo e per il lavoro organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori. I lavori si sono aperti con il saluto del rettore Massimo Marrelli e del vicepresidente nazionale MCL Noè Ghidoni e proseguiti con gli interventi tra gli altri del sottosegretario alla difesa Gioacchino Alfano e del procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. Tra i premiati per la terza edizione del premio SEPE che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Essere riconosciuti nel proprio impegno comporta un'assunzione di ulteriore responsabilità, perché vuol dire che bisogna continuare a lavorare, a impegnarsi per Napoli, per il riscatto civile, sociale, morale di questa splendida città e di questa splendida regione. E dunque è un'assunzione di responsabilità in più che naturalmente non ci spaventa, ma che ci sollecita a un sempre maggiore impegno. Nel corso della manifestazione moderata dal direttore di Rai Vaticano Massimo Milone si è anche svolta la premiazione dei vincitori della terza edizione del premio a Franco Roberti, Gino Rivieccio e al mezzo soprano Agostina Smimmero. Ai nostri microfoni la soddisfazione di Michele Cutolo, presidente provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori. Noi siamo promotori di questo premio con l'auspicio di quello che diceva lei. Speriamo appunto che con questa ricorrenza annuale che noi abbiamo voluto, grazie a Sua Eminenza il Cardinale Sepe e di concerto con la Curia di Napoli, organizzare questa manifestazione che possa essere un richiamo continuo e costante su questa tragica malessere che attanaglia non solo Napoli ma la Campania e anche il Paese. Il problema del lavoro ormai è sotto gli occhi di tutti, i giovani disoccupati aumentano vertiginosamente, le persone, gli esodati sono lo stesso in aumento, il punto è che queste riforme annunciate sono solo annunciate ma al momento concretamente non vediamo nulla di fatto e questo ci preoccupa. Preoccupa come Movimento Cristiano Lavoratori, ma ci preoccupa anche come mondo cattolico, perché noi, il nostro spirito è quello di fare del prossimo la loro salvezza assoluta per quanto riguarda il lavoro, perché senza lavoro le famiglie vanno in difficoltà. Oggi abbiamo un tasso veramente molto troppo alto di disoccupazione, non solo, ma soprattutto tenete presente che abbiamo una difficoltà di giovani che escono dalle scuole superiori, si imbattono nel mondo universitario, ma spesso volentieri, anche se non volessero imbattersi nel mondo universitario, non hanno alcuna possibilità di lavoro. Tra i moderatori della giornata anche il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Amedeo Manzo, che nel suo intervento ha ricordato quale deve essere il ruolo delle banche affinché i giovani possano entrare nel mondo del lavoro. Il lavoro è la parte centrale del nostro percorso, quindi intraprendere, lavorare, fabbricare fiducia, speranza e dare delle opportunità per i giovani. Quindi questa è una giornata, una sede nella quale riflettere su questi temi, ma soprattutto operare.